Abbiamo preparato una serie di video con brevi esercizi che si possono fare a casa in uno spazio ridotto, da seduti o in piedi. In questo terzo video vedrete un esercizio per l'equilibrio dinamico, con movimenti che hanno lo scopo di aiutare a controllare sbilanciamenti di grande ampiezza e allo stesso tempo di stimolare la forza, la mobilità articolare e la coordinazione. Si può ripetere l'esercizio più volte a seconda del livello di affaticamento. Facciamo un esercizio di equilibrio dinamico, anche se rimarremo relativamente sul posto per occupare meno spazio possibile, che coinvolge il passaggio del peso del corpo da una gamba ad un'altra con un movimento quasi oscillatorio. Quindi oscillo in avanti e oscillo indietro, sia con la gamba destra avanti che con la gamba sinistra avanti, in questo modo. Quindi sposto il peso del corpo da una gamba ad un'altra. Ve lo mostro un momento di profilo che forse si capisce meglio. Quindi gamba destra avanti. Oscillo e sposto tutto il peso del corpo da una gamba ad un'altra, quindi vado in avanti e vado indietro. Stessa cosa con l'altra gamba, in avanti e indietro, in avanti e indietro, in questo modo. Poi abbiamo anche lo spostamento del peso del corpo a destra e a sinistra, quindi laterale. Vado a destra, vado a sinistra, vado a destra e vado a sinistra. Poi che cosa abbiamo? L'equilibrio su un piede, il destro. Posso decidere di staccare il piede completamente da terra o lasciare le dita in appoggio per sentirmi più stabile, sia sul destro che sul sinistro. L'equilibrio sugli avampiedi. I movimenti delle gambe li uniamo a un movimento oscillatorio delle braccia che va in fuori, in dentro, in fuori, in dentro, sale verso l'alto e ricomincia. In dentro, in fuori e così via. Proviamo a metterli tutti insieme. Cominciamo. Gamba destra tesa avanti, braccia fuori, quindi porto il peso del corpo in avanti, oscillo, vado e uno, e oscillo indietro, e oscillo in avanti, e arrivo in appoggio su un piede, e adesso vado, oscillo indietro, e in avanti, e indietro, e rimango in equilibrio su un piede, adesso oscillo a destra e a sinistra, riunisco i piedi e vado in equilibrio sugli avampiedi. Scendo lentamente e mi preparo per partire a sinistra. Gamba sinistra tesa avanti, braccia in fuori. Oscillo, oscillo, oscillo ancora, arrivo in equilibrio su un piede e rimango un secondo. E oscillo indietro, oscillo in avanti, oscillo indietro, rimango in equilibrio su un piede. Adesso oscillerò a sinistra e vado uno e due, riunisco i piedi e vado in equilibrio sugli avampiedi. Scendo lentamente, a questo punto posso fare un quarto di giro a destra e ricominciare tutto nella mia nuova direzione. Proviamo. Gamba destra tesa avanti, braccia in fuori e vado. Oscillo in avanti, sposto bene il peso del corpo, oscillo ancora, rimango in equilibrio sull'avampiede e vado, oscillo indietro, oscillo in avanti, oscillo indietro e rimango in equilibrio su un piede. Adesso vado a destra, oscillo a destra. A sinistra, riunisco i piedi, salgo lentamente sugli avampiedi, scendo lentamente, mi preparo con la gamba sinistra e oscillo in avanti, sposto bene il peso del corpo, ancora uno, vado in equilibrio su un piede e oscillo indietro e in avanti e indietro e mi fermo in equilibrio su un piede, adesso oscillo a sinistra e uno, a sinistra e destra, riunisco i piedi, vado in equilibrio molto lentamente. Lentamente scendo, faccio un quarto di giro a sinistra e mi ritrovo di fronte.